Ok, sono vivo, scusate. Allenatori, il signor Pardini è stato sfidato e ha accettato la sfida. Uno contro uno al dojo lotta, come i veri wrestler. Perché wrestler? Non trovavo la parola adatta. Siamo 5-1. Oggi il primo tra noi due che sconfigge il dojo guadagna una moneta. Dopodiché tornano tutti in pista. Il primo che ottiene la chiave nella villa Pokémon e sconfigge Blaine sono due monetine. Attenzione, perché oggi è una puntata molto importante dove il team rosso potrebbe recuperare. Perché adesso il team verde spinna o uno spin? Uno spin si fa per me. Vai, un bello spin. Un bello spin, vai. Prima di spinnare, come sempre, lunedì, giovedì 14:30 esce la serie. Impostate sempre il vostro promemoria, per forza. Un mi piace, il commento e l'iscrizione a tutti. Mi raccomando, ok? Cioè, lo sta chiedendo veramente quasi piangendo, ragazzi. Quasi piangendo. Io sono pronto a spinnare questa ruota. Spinnami tutto. 3, 2, 1, spinno per il team verde. Let's go. Sta girando. Gira molto. Gira libera tantissimo. Groudon del team avversario. Attenzione, perché è molto succede? Buona. È molto buona. Una vita l'erba per il team rosso. Bene. Wow. Groudon, ragazzi. Torna in pista, Groudon. Vabbè. Ma Groudon non si è mai mosso, è ancora lì. E anche se è stata usata per Lapras, adesso possiamo far tornare anche The Rock. No, scherzo. A parte The Rock, io ricordo che abbiamo la doppia cattura oggi. Procedo col Pardo? Ma anche noi si fa tutti il dojo? Si fa tutti il dojo? Sì, però vale solamente Federic per voi, a noi vale solo Pardo. Fede, a chi prende prima Hitmonlee o chi batte tutti? Chi prende prima un Pokémon, qualsiasi tra quei due? Secondo me dovete fare a chi esce prima a schermo, hai ottenuto Hitmonlee, Hitmonchan. Va bene. 3, 2, 1, vai, si entra. Guarda, oggi me la sento che la finisco prima io, giusto perché la mia vittoria non mi porterebbe monetine, solo per quello. Anche io lo faccio, ma di sicuro adesso non troverò nessun leggendario questa volta. Ah, io sono andato a catturare, raga, così ottimizzo i tempi. No, io il dojo lo faccio anche perché a Zafferanopoli, così posso ottenere anche un Pokémon extra. No, volendo. Io ho già ottenuto Lapras, perché nella sede del team... Ah, io non l'ho preso Lapras, perché ce l'ho già come starter, quindi ora mi prenderò anche Hitmonchan, che me lo metto nelle riserve del box, che se muore qualcun altro, probabile, bravo, lo prendo. Molto bello. Hai visto? Mi piace, Dani, questo tuo ragionamento. Beh, tra l'altro, dato che avevo tipo da fare doppie catture accumulate con le spinnate vecchie, avevo da rifare il team, ho messo pure un paio di Pokémon nel box in attesa che muoiano altri, ma c'ho tipo un Igglybuff e un altro Pokémon, quindi va bene così. Ah, Caterpie, che grande scoglio per Salamence. Te c'hai la mod? Io? Non è possibile. Sei... Che io richiedo il VAR, l'intervento del VAR, ragazzi. Questo c'ha Salamence, stanno... trova Caterpie. Vabbè, io trovo Deoxys la scorsa volta, Oh, ma sei impappinato il joystick. Dannazione, perso il 15 secondi. L'hai vinta te. A me mi ha fatto tornado. Ah, così? Sai, non ho mica tutti i Pokémon deboli 4 per al mio Pokémon. Pardini, non ci puoi lasciare così. Pardini, non so manco cosa voglia dire 4 per, capisci con chi hai perso? Per Fede il 4 per è la roba del supermercato, è la Jeep. Il 4 per sarebbe un altro modo per chiamare la Jeep. No, è una macchia sul mio curriculum questa, ragazzi. Aspetta, scusate, mi suona il telefono. Scusa. Sì, Play Pokémon? Scusate, Mi volete ritirare i due titoli nazionali? Oh, era ora, è una vergogna! Va bene, l'impacchetto. Vabbè, ragazzi, allora io devo finire la serie, l'episodio di oggi, poi devo rimpacchettare tutti i trofei. Qualcuno qui ha vinto, l'ha vinta la monetina qui, Attenzione. Pardo, d'ora in poi tu a Play Pokémon devi dirgli 4 sul campo. Come la Juve. Sì. 4 titoli sul campo. Metto comunque le stelle in bacheca, anche se non ci... Va bene, ragazzi, io ho vinto, quindi siamo ufficialmente 4-2. Possiamo recuperare, Ale, Vabbè, allora io mi batto questi ultimi due del dojo velocizzando, così mi prendo... Ma come velocizzando, Tono?
E io sono pronto per andare, Tonks. Io vado, la sfida è ancora aperta. E io non sono pronto. No, non avevi detto che la sfida era aperta, altrimenti andavo già via la Pokémon. Certo che era aperta. Mandateci almeno il tempo. Ma come è aperta? Aspetta, vado anch'io allora. Vedi che tutti quanti dobbiamo ancora fare. Mi sono messo a fare il dojo per senza motivo, soltanto per giocare così. E tu mi dici la sfida è aperta. Ma aspetti che prendo Hitmonch. Io invito il pubblico ad andare a vedere la prima puntata. No, ma nessuna competizione, si fa per il content. Ora, io sto già andando, No, si era detto di sì, Il mio Dragonair si è evoluto in Dragon Knight, però non lo sto usando, lo sto usando come schiavo e mene. Quindi bene o male non lo sto usando come Pokémon. Lo dico tanto perché... Grazie. Non era programmato. No, ho Salamence, quindi non è che... Pokédex, mi dispiace, ma sarà la corte di Cassazione a dire se potrai stare ancora libero oppure no. Ragazzi, io ho un nuovo Pokémon, che sarebbe Hitmonlee, che si chiama Livorno. Fede, un chiarimento. Ma la sfida parte da Biancavilla o dalla Villa Pokémon? Da Biancavilla. Ah, questo aggiunge un fattore un po' di casualità, devo comprare altri repellenti allora, aspetta. Un attimo, fammi prendere il smoncio, perché poi Dani ha avviato la sfida? Ma perché ho detto, ma sarà pure fico partecipare, no? Ho battuto l'ultimo Pokémon del dojo. Se mi fate prendere Hitmonchan, che lo voglio chiamare Hitchan Uwu. Solo per scrivere questa roba ti ci vogliono 5 minuti d'episodio. Lo chiamo solo Uwu, sei contento? Così Fede non si arrabbia. Da dove si parte, Fede? Da davanti casa a Biancavilla? Dal laghetto. Ah, dal laghetto. Ma non è un laghetto, è l'oceano. Dal laghetto. È il laghetto dell'oceano. Da laghetto. Tonks, dici esattamente cosa bisogna fare. Bisogna scendere giù ed evitare gli allenatori. Vabbè. Io volevo proprio tile per tile nel gioco per sapere cosa devo fare. Destra, sinistra, giù, destra, giù. Pronti? 3. Pronto. 2, 1, vai! Stavo morendo nel frattempo. Sì, nel frattempo sì. No, oddio, allenatori. Aiuto! No! Aiuto, ce n'è uno! Beccato l'allenatore! Sì, l'ha Mamma beccato! Mia. Ajax, sto tryharda male! Ale, vai piano, Ale! Sì. Porco, non mi ha beccato nessuno! Ma si è girato mentre passavo! Anch'io. Che maledetto! Il livello di Sumatra! Io sono arrivato all'isola Cannella! Sono la Villa Pokémon! Vai in Villa Pokémon! Io non posso recuperare, anch'io vai! Anch'io sono fermo, tutto nelle mani di Croppo! No, mi si è girato una merda! No! Non mi ricordo dove devo andare, sto attivando cose a caso! Sto andando tryhardando malissimo! Io ci sono ora. Eccomi, sono arrivato. Ale, non so dove andare, non so, ho finito la nappa. Io me lo ricordo. Io te l'avevo detto, facciamola partire dalla Villa Pokémon. Vabbè, abbiamo messo fuori gioco Poketonks, quindi... Io sto in Villa Pokémon, mannaggia, ma non so dove devo andare della villa. Premi tutto a caso. Devi attivare le porte ogni volta. Aspetta, Fede, attivare le porte, okay, e poi salire le scale dopo che hai attivato le porte. Ok, qua c'è una scala. C'è una scala segreta qua. Oddio, un'altra. Oddio, ho capito. Devo attivare questo. Devo scendere qua, mi ha detto Tonks. Prima Tonks mi ha detto devo scendere a sinistra. Ah, prego. Oddio, sto sul piano quello là strano. Tutto il parquet. Ok, ci sto anch'io sul piano col parquet. Ma no, non è possibile. Lo sapeva. No, mi ha affrontato l'allenatore. Ma bisogna trovare la chiave, giusto? Qua dentro. Sì, sì, devi anche trovare un Pokémon selvatico. Vero, Federic? Fai le catture, dai. Tanto sei in vantaggio, Federic. Non so dov'è. Occhio, l'ho visto, è qua sotto. Chiave segreta. Presa. No! Presa. No! Dai, ma come faceva a sapere la strada perfetta? Chiave segreta anche io, ero accanto. Ale, qua c'è qualcosa. Ale, qua c'è qualcosa che mi puzza sotto, eh. Hanno preso la chiave segreta, Ale. L'hanno presa. Lo so. Io ho affrontato tipo 4 allenatori inutili. Sto ancora lottando. Va bene, a questo punto quindi stiamo comunque 5-2. Ale, io non ho visto manco una risposta della palestra di Blaine. Tu ti rendi conto? No, nessuno di noi, nessuno. Ma saranno facili. Allora, nessuno di noi non ci metterei la mano sul fuoco. Tonks, te la ricordi di memoria? No, seriamente, non mi ricordo. Però sono domande. So che sono domande stupide, quindi bene o male. Ci sono delle domande? Non lo so neanche. Sto cercando di catturare un Gardevoir. Gardevoir ha preso! Nice! L'hai preso un Gardevoir? Ah, aspetta, io devo fare la cattura qua. C'è ragione. Mi faccio due catturine allora? Io sono uscito, però rientro per fare la cattura. Noi ci abbiamo doppia cattura, ricordo, qua dentro. Quindi procedo io. Io ne ho già fatte due al percorso sotto Biancavilla. Peccato che abbia trovato Lavdisk e Grampig. Guardo. Cosa ne pensi di uno Slaking che non ha l'abilità che lo faccio ondolare? È illegale. No, cioè hai trovato la chiave del gioco. Ho trovato è rotto. Slaking però... senza l'abilità? Cacchio, è vero.
E adesso mi sa che lo metto al team al posto di Dragonite. Come se avessi un leggendario di squadra, cosa che ho. Oh, ma dove cazzo si va, porca merda? L'avete preso il fossile, vero? Sì. No. Okay. Aerodactyl. Sì. Era obbligatorio o no? No, il fossile non è obbligatorio. Io non vedo l'ora di vedere il delirio dei quiz, ragazzi. Aspetta un attimo, possiamo aprire la porta della palestra senza entrarci? Sì, no. Sì. Lo puoi fare. Ok, la porta è aperta, sì. No, sono entrato per vedere se era aperta. Si può entrare. Io provo a vedere cosa mi offre la cattura del percorso acquatico. Dopodiché, quando volete andare da Blaine, ci siamo, eh. Ma voi ci siete per Blaine? Se ci siete, procedo, eh. Ci sono per Blaine. Io ci sono. Vorrei aspettare almeno Ale. Se volete andare, io ancora sto cercando stacchi. Mi sono buttato giù dal parquet, ok? Mi sono buttato lì. Una volta che mi sono buttato a sinistra, dove era giusto, dov'è la chiave? Là c'è un interruttore, lo premi. Esci da sinistra, vai su e a destra, vai su. Eviti lo scienziato, vai su ancora, premi l'interruttore, vai giù, vai a sinistra. Prendi. Tutto chiaro, sì, no? È facilissimo, Tonks. Cioè. Vabbè, dopo che ho passato. Dopo che mi sono buttato, Oh, figa la chiave sul tavolo. Babom, Todd dà il preso. Signori, Dani ha preso la chiave. Ce l'hai, Dani? Sì, okay. Finalmente sì. Fede, hai preso un altro starter? Eh sì, perché ho trovato. L'ho trovato qua nella villa. Hai 5 starter? Ne ho un sacco, tutta la linea evolutiva. Ma tanto usa solo Salamence, cioè non è che... Sì, infatti adesso anche io uso Salamence, cioè nel senso... Va bene, Ale, tu ci sei davanti alla villa? Sono esattamente davanti alla palestra io. Allora adesso devo mettere in difficoltà qualcuno, va bene, metto in difficoltà il team verde. Io faccio così, sapete come faccio? Faccio 3, 2, 1, entriamo. E ora chiederò... Una bella sponsor a Tonks. Ma l'ho già fatta io. Eh no, la rifai adesso perché si riparte il giro. Ok, allora la mia risposta è sì. Dovreste utilizzare il codice Tonks1 perché Tonks1 è bello. E sto cercando anche di rispondere alle domande mentre faccio tutto quanto. Quindi mi sento abbastanza pro. Mi fermerò un secondo. E no, non sono così disattento. Utilizzate, mi raccomando, il codice Tonks1 per evitare di rispondere male alle domande. E per essere più pro. Soprattutto perché... No. Ok. Concordo. No, ho parlato un'altra volta col quiz per sbaglio. No, no. L'ho messo un po' in difficoltà. C'è qualcuno che non ha sbagliato nessuna domanda? No, io non ho sbagliato niente. Nemmeno io. Io sono alla prima di Blaine. Io sono entrato adesso in palestra. Tanto Blaine. Blaine, ce l'ho. Affronto. Guarda, io le ho dette mentre facevo la sponsor le risposte, quindi... Io ne ho detta una premendo a caso, era giusto. Io dovrei essere all'ultima. Io no. No, ma quanti ce ne sono ancora? Sono un botto. Le domande sono un botto. Io poi, tra l'altro, ho pure sbagliato. Ho parlato con l'allenatore al posto di fare la domanda. Dani, sei... Cioè, quella villa Pokémon mi ha fatto talmente incazzare che io per oggi ho veramente give upato. Io ho give upato per oggi. A che punto sei, Tonksy? Sto affrontando un Charmander di Blaine. È il terzo Pokémon. Io sono al primo. Io sono da Blaine. Terzo Pokémon, è già arrivato praticamente, Ale, però così. Le domande sono stupide. Io ho dato una risposta a tutti i team, quindi... No, iperpozioni, niente, te lo devi fare te, Tonks. Guarda, l'ultimo Pokémon è uno Slugma contro Swampert, quindi mi sa che... Ah, è già arrivato praticamente. Sei già arrivato l'ultimo Pokémon? L'ho già sconfitto l'ultimo Pokémon. Ma come cavolo è fatto? Io l'ho appena raggiunto adesso, Blaine. Wow, quindi niente, hanno vinto un'altra volta loro. Vabbè, dai, però oggi una monetina l'avete fatta, dai. E stava facendo pure la sponsor prima. Mi avete distratto e mi hai fatto prendere un colpo. L'adrenalina a 1000, ho risposto tutto quanto istante. Oddio, potrei aver perso un Pokémon. No, Piero è salvo. Sì, ma io tra l'altro qua rischio contro Antel. Devo giocarmela un attimo safe, visto che Tonks tanto ha già vinto. No, usa Groudon. Lo sto usando, però lo mando a dormire. Prima stavo solo menando forte per fare in fretta, ma... Anch'io quando ha vinto Tonks, ok, faccio spora. Una cosa... Niente, io ho battuto ora Blaine, ce l'avrei potuta fare, ma non c'ero proprio. Io anch'io dietro, però. Ero proprio distratto. Niente. Purtroppo dipende anche a culo da cosa c'ha, se lo squagli, perché se non lo squagli usa l'iperpozione. Sì, infatti. Per quello ho usato oltraggio al posto di Dragartiglio. Niente, mi ha fatto 2 iperpozioni, poi tra l'altro adesso Blaine. Mantine, io non ho una mossa elettrica. Neanch'io. Ma te hai oltraggio. Oltraggio alla corte. Bene, Blaine è andato, ragazzi, ma... Blaine è sconfitto anche io adesso. Quanto siamo? 6-2. Sì, ha vinto la moneta col pardo. Poi però avete vinto Villa Pokémon e Blaine voi. Toccherà fare lì il primisola anche il prossimo video. Cavolo. Sì, prima, seconda e terz'isola, sono 3. Wow, sarà lunga ancora. Mm-hmm. Un pochettino lunga.
Va bene, ragazzi, voi dove siete? Come state messi? Battuto Blaine. Io ho battuto il primo Pokémon di Blaine e mo faccio gli altri tre Pokémon. Ma domanda, voi correte dentro le palestre, vero? Sì. Ok, ok, allora non sono l'unico perché... Non è quella la differenza, Fox! Mamma mia. Madonna, senza che lo chiedi, non è quella la differenza! La voglia di prenderlo a pugni che sale ogni episodio. No, ci dissociamo dalla violenza in ogni sua forma di espressione. Esatto. No, in game, ovviamente. Certo. Mega pugno, mega calcio, colpo karate, sberle tese. Non capisco perché continuiamo a perdere. Non eravamo tutti d'accordo che avremmo giocato con i piedi? Cioè, sono l'unico che sta giocando con i piedi. E io l'ho fatto i primi tre episodi. Poi ah, ok. Ah, sì, no, oh. Se no, non, cioè, non vale. Sei uscito dal tunnel roccioso, Dlarz? No, sono ancora al Monte Luna, XD. Dlarz, ma stai correndo dentro il tunnel roccioso? Sì, Pardo, sto correndo dentro il tunnel roccioso. Dani, ci sei? Sto battendo Blaine, okay. Che vuoi? C'è una pezzetta. Oh, mi fa incazzare pure tu, oh! Fede, mi fa incazzare pure te, perché oggi buschi, Team rosso, team verde, non mi frega niente, buscate tutti oggi. Ma io, ragazzi, cosa ho fatto di male a parte trovare Groudon come starter? La mia ennesima cattura di oggi è Relicant. Tu pensa, Axo, cosa ho fatto io di male e non ho manco trovato il Groudon? La mia cattura è Silcoon. Io qui, raga. Ho battuto Blaine, Fede, quante monete vinco? Va bene, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Dove, insomma, andremo a prima isola, seconda isola e terza isola. Grazie a tutti. Ogni lunedì, giovedì 14:30. Forza team rosso, non demordiamo. Ma sei a due. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao.